cazzo ho assistito? A cosa cazzo ho assistito? Matthew Van Der Poel è un fottuto mostro, è un mostro. Sarò pur Tim Van Aert perché mi sta più simpatico, ma questo è un mostro, è un fottuto mostro. Prima attacca ai meno 40 contro ogni regola. Il favorito numero 1 che attacca a 40 km dall'arrivo. Guarda, la sto rivedendo, ha tirato la volata. Comunque, non devo salutare. Salve a tutti ragazzi, sono Ciccio. Amstel Gold Race, la corsa che apre la settimana delle Ardenne, sarà vinta da Matthew Van Der Poel, al secondo posto Simon Clark e al terzo Fuglsang. No, veramente. Come dicevo, attacca 40 contro ogni pronostico. Poi c'è una caduta, uomini non molto importanti. Il più importante era Lutsenko, che però causa una frattura nel gruppo e si avvantaggiano. Attacca la Philippe, lo segue Fuglsang e Trentin. Poi Trentin giustamente su un muro sul Boswell, vabbè, non so la pronuncia, si stacca perché Fuglsang e la Philippe sono più forti e si viene sono due coppie a giocarsi la tappa, l'Amstel. Kwiatkowski e Trentin appunto dietro a rincorrere, e alla Philippe e Fuglsang avvantaggiati di 20 secondi sempre costanti fino all'ultimo chilometro, quando ormai ho detto a posto, ormai se la giocano alla Philippe e Fuglsang. Jenny, si sono iniziati a guardare, si allacciano gli scarpini, dicevano tira tu, no tiro io, tira tu. Ed è entrato Kwiatkowski, che nel frattempo aveva staccato Trentin. Ho detto, va bene, si giocano loro tre allora. No! Van Der Poel da dietro aveva pure recuperato. Si è fatto tutta la tirata per 50 secondi di ritardo. 50! Ok, credo che si sono fermati, ma 50 secondi da solo! Se li è fatti tutti. La ripresa 500 metri ancora aveva un po' di distanza da loro. Loro tre se ne erano accorti, alla Philippe, Fuglsang e Kwiatkowski, quindi hanno iniziato tipo a tirare. Li ha ripresi e li ha staccati in volata. Ma di cosa stiamo parlando? E ha vinto di esperti stacco. Anche su Clark della F. Guarda, la stanno facendo rivedere. Avevano 100 metri di vantaggio. Se l'ha tirata tutta, l'ha tirata a tutti. Scusate, l'ha tirata a tutti, a Van Avermaet, a tutti. Che dire, ma siamo davanti a un mostro, secondo me. E ha detto che non vuole passare al ciclismo su strada fino al 2023. Va bene, perché il suo amore dice che la mountain bike è il ciclocross. Ok, campione, come vuoi tu. Comunque, like, commento, iscrivetevi, e forse ora c'è il video in inglese di Marco, non lo so. Noi per un po' non ci vedremo perché sono in gira, quindi il ciclismo lo commenterà Marco. Ad un prossimo video, ciao! E state sintonizzati su Molino Sorgen, sempre!